Ciao, io sono Tommaso e questo qui è il mio nuovo canale YouTube, nuovo e primo. Volevo raccontarvi velocemente quella che era la mia intenzione e come mai ho aperto questo canale. Dunque, da quando è finita la scuola appunto mi sono trovato con molte poche attività da fare durante il giorno, cosa che a me non fa impazzire perché sono un ragazzo che comunque ha sempre voglia di fare, non lo so, sono spesso in giro in moto, sì, ho una moto, sono un biker, e oppure qualsiasi altro tipo di attività, non so, andare in piscina con gli amici piuttosto che. Però ultimamente siamo un po' carenti, visto che comunque molti dei miei amici sono già partiti, molti sono sotto esame in questo momento e quindi non so veramente cosa fare in questo periodo. E mi sono detto, stamattina tornando dal dentista da Milano, mi sono detto in treno mentre pensavo alla mia vita, come si fa sui treni solitamente, quando ti dimentichi le cuffiette a casa perché sei veramente rincoglionito e quindi non hai niente da fare, oltre che pensare alla tua vita di merda. Perché non fanno un cazzo? Vabbè, insomma, e ho pensato, come pretesto per fare qualche attività nella tua vita e non stare seduto perché non sei una persona pigra, Tommaso, sai cosa potresti fare? Potresti aprire un canale YouTube. E lì, allora, poi ho pensato, beh, cosa potrei mettere su questo ipotetico canale YouTube? E mi è venuto in mente che appunto mi piacerebbe fare delle attività da documentarvi, appunto fare, diciamo, dei vlog di quello che faccio, non quotidianamente perché sarebbe una cosa comunque un po' pesante e comunque come ogni ragazzo molte volte mi faccio gli affari miei senza fare cose troppo interessanti, ma appunto delle attività interessanti che faccio mediamente una o due volte a settimana. Ecco, e poi stavo pensando che appunto il motivo principale per cui vorrei farlo è che io l'anno prossimo farò un'esperienza all'estero di un anno intero di scuola appunto in America, a Charleston, in South Carolina, e siccome ero molto gasato all'idea di fare questa esperienza mi sono detto, beh Tommaso, potresti fare una sorta di diario, anche se in realtà non è un diario, appunto documentare quello che fai tu durante le tue giornate a scuola piuttosto che. E mi sono detto che magari poteva essere una cosa interessante, anche perché no, per coloro che in futuro vorrebbero farlo e hanno un po' di dubbi, perché è una cosa che comunque lascia molti dubbi dentro i ragazzi che intraprendono questa strada. Devo fare 17 anni a dicembre, sono 99. Ecco, vi ho detto un po' quella che era la mia intenzione per questo canale e niente, vi farò avere informazioni al più presto per coloro pochi che mi potrebbero seguire, non lo so, ma io appunto lo faccio molto per una questione personale, in quanto a me piace tantissimo riguardare, non lo so, le foto oppure i video vecchi che magari di cui ti eri dimenticato, e siccome molte volte mi dimentico le cose, ahimè, sono un po' pirla con la memoria corta, mi sono detto, beh, per evitare di dimenticarti di questa esperienza che farai in futuro, comunque di altre piccole cose che fai settimanalmente o magari appunto non con una cadenza precisa, ma che magari vuoi semplicemente appunto ricordare, fare qualche video e perché no montarlo e fare qualcosa di magari piacevole, no? E quindi mi sono detto, beh, e mi piacerebbe molto rendere partecipe qualcun altro, e quindi perché no utilizzare una piattaforma come quella di YouTube, in cui appunto tutti hanno accesso libero a quello che faccio io, come fanno miliardi di persone che utilizzano questo social, non so neanche se sia un social network o no, sinceramente. Questa qua era un po' la spiegazione di quello che verrà su questo canale per ora insulso. Niente, spero che qualcuno apprezzi questo format e questa cosa che potrebbe essere un po' più diversa da quello che gira su YouTube o comunque in rete in questo periodo. Perché no? Se vi piace quest'idea fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e se non vi piace, beh, non so cosa dirvi.